Buonasera ad Alessandro Lorenzini, eccoci tornati, Piazza Robur, l'appuntamento del mercoledì su Radio Siena TV in diretta, linea diretta sul Siena, la trasmissione che facciamo insieme ai nostri ascoltatori, 339 15 20 060 per i vostri sms, potete utilizzare ovviamente anche WhatsApp, 0577 59 6500 per entrare in contatto diretto con noi, il nostro profilo su Facebook, Radio Siena TV, per chattare, per mandarci messaggi. Come al solito in studio con me c'è Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Ciao Sandro e buonasera a chi è sintonizzato. Stefano Montomoli che ieri era a Pontedera, tutto cuoio Robur Siena 1-1, questo è il risultato finale della partita di ieri pomeriggio, lo diciamo subito Stefano mentre ci rivediamo le immagini, pareggio fondamentale. Perché pur se raggiunto al 95esimo, pareggio fondamentale perché evidentemente se fosse arrivata una sconfitta, se fosse cioè finita senza questo gol che stiamo vedendo in questo momento, fra pochi minuti vedremo, del Siena, fra pochi attimi, mentre qui c'è già un episodio sul calcio di rigore che poteva starci, ma insomma al di là di questo, se non arrivava questo gol di Marotta che stiamo vedendo sull'assist di Yahoo, il Siena in questo momento sarebbe in piena bagarre, poi ci vedremo anche la classifica, in piena bagarre play-out e sarebbe veramente una situazione drammatica, solo i 3 punti dal tutto cuoio. Tutto questo non è stato per il gol di Marotta. Stefano, eri a Pontedera, che partita hai visto? Al di là della, anzi partiamo dal fatto che sia un punto fondamentale, Stefano. Allora, intanto facciamo, se mi concedi, una premessa per prima che qualcuno ce lo faccia notare. Non è che siamo tanto ingenui, siamo qui in assoluto a gioire per un pareggio colto a Pontedera o del tutto voglio. È che chiaramente le situazioni vanno tutte contestualizzate e per il momento che stava vivendo il Siena, per la lascivia del Siena, per una serie di motivi e per come è arrivato, è chiaro che siamo tutti felici e festeggiamo questo, certo, punto colto a Pontedera col tutto voglio. Che peraltro, voglio dire, in un'altra situazione sarebbe stato forse qualcosa da mordersi le mani, visto la forza del tutto cuoio. Certo. È stata una gara che il Siena sinceramente messo in campo, secondo me, in una maniera anche intelligente, e secondo me ha avuto Marotta, avere a fianco un uomo gli ha dato senz'altro un aiuto. 4-3-1-2. Sì, o 4-3-1-2, vabbè, insomma, devo dire la verità, se cominciamo benissimo, perché Bonino ha avuto un paio di occasioni, uno la prima clamorosa, si vede anche nelle immagini, che poteva dare veramente una svolta alla gara. Poi incredibilmente, come poi ci succede spesso e volentieri, abbiamo abbassato il baricentro, ci siamo, sì, messi a aspettare, pensavamo forse chissà di poter gestire, e chiaramente a squadre come il tutto voglio, se concede da campo, dai entusiasmo e dai la forza di venire, sanno andare a segnare questo gol, secondo me in palese posizione irregolare. Poi ne parliamo. Poi ne parliamo anche della direzione arbitrale, perché è veramente assurda, al di là dell'episodio. E al di là poi delle dichiarazioni del presidente del tutto quello che ci ascolteremo. Sinceramente non capisco poi tutte le proteste che abbiano fatto i dirigenti del tutto voglio. Hanno preso il e a quel punto chiaramente noi siamo entrati nella titubanza più assoluta. Ecco, quello che notavo, che al di là di tutto ogni situazione nella nostra area del rigore era un pericolo, non abbiamo mai dato la dimostrazione di essere decisi, sicuri in area del rigore, ogni calcio d'angolo, ogni pallone buttato in area del rigore era un pericolo. Poi chiaramente nel secondo tempo non potevamo fare nient'altro, ci siamo andati noi e ci siamo trasformati noi nel tutto voglio, perché abbiamo cominciato in maniera molto disordinata, è vero, più con la forza di volontà che con il gioco, a mettere palloni in area di rigore. A quel, certo, punto il tutto voglio è rintanato nella propria area di rigore, ha avuto l'opportunità grazie a dei nostri errori clamorosi, uno di Ghinassi veramente da premio Nobel, se ci può essere un premio per le ingenuità difensive, di chiuderla, e poi ha subito la nostra anche preponderanza fisica per certi, sì, versi. Tutto sommato buono l'entrata in campo di Yavo, sì, Javo, come lo vogliamo chiamare,
io mi sarei aspettato una mossa di Ecco, se devo fare una rete la partita del genere, non abbiamo mai sfruttato le fasce, magari non siamo mandati sul fondo, per sfruttare magari lo stesso Yahoo. Esatto, noi ci siamo limitati a buttare questi palloni in area di rigore e loro sinceramente avevano nemmeno troppe difficoltà, però si è raggiunto un pareggio e come dicevi te, a questo punto del campionato, in questa situazione, è stato fondamentale. Ecco, voglio essere chiaro su questo, mentre scorrono ancora le immagini appunto di questa partita. E, è chiaro che, come hai detto giustamente tu, Stefano, un pareggio a tutto cuoio, probabilmente quando andremo a riguardare gli annali o qualche libro di Nicola Natili, sobbalzeremo sulla poltrona, no? Per questo pareggio a Pontedera. Però, giustamente, ogni risultato va contestualizzato e il contesto dice che fosse finita davvero con una vittoria del tutto coio, probabilmente avremmo vissuto un aprile e un mese, da perché il campionato finisce il 6 maggio, il 6-7 maggio, molto complicato. Poi magari la salvezza sarebbe arrivata ugualmente senza play-out, ma sarebbe stato veramente molto complicato, e con il Renate sarebbe diventata sabato alle 14:30 una finalissima, se quella di con il Tutucoio fosse definibile come finale, no? Quindi è chiaro che va contestualizzato. Poi avremo tempo di ragionare sul fatto che non ci si può magari ridurre a Pontedera con il Tutucoio per al 95esimo con un colpo di testa di Marotta per salvare fra virgolette una stagione. Questo però è un altro paio di maniche. Non hai perfettamente ragione, l'importanza della gara lo testimonia anche, diciamo tra virgolette, la rabbia dei dirigenti del Tutucoio, perché si sono visti, certo, per al 95esimo avevano riaperto il campionato, esatto, perché noi, cioè, era uno scontro diretto, purtroppo è quasi banale dire una nostra cosa, ma con il Tutucoio avendo lasciato ai punti di ripartenza è stato veramente fondamentale anche da un punto di vista psicologico, perché te sai benissimo oltretutto come è arrivato, quando poi si riesce a raggiungere un risultato, qualcosa, è una spinta emotiva non indifferente. È un Siena che ultimamente poi non era mai riuscito, e devo dire, se abbiamo dovuto aspettare i 95 minuti per il primo pareggio della gestione Scazzola, sinceramente dopo ci ha fatto piacere, ci ha fatto. Ci vediamo i risultati di questa giornata per fare anche un po' il quadro della situazione, Stefano, appunto, oltre a quello del Siena, ci vediamo i risultati e classifica. Questo è un altro tipo di campionato. Perché insomma il risultato del Siena è un risultato importante, permette sostanzialmente di avere quei 6 punti di vantaggio ancora sulla zona playout costituita dallo stesso Tutucoio e dall'Olbia, quindi in questo ovviamente con 5 giornate che mancano ancora alla fine del campionato, è chiaro che sono punti importanti. Eccoli qua i risultati, li leggiamo Stefano insieme. Viterbese Pistoiese 1-0, Lupa Roma Renate 0-0, a Piacenza Livorno ha battuto la propria Piacenza 2-0, Prato Olbia 2-1, Gian Arminio Piacenza 3-2, a Carrara Alessandria ha battuto la Carrarese 1-0, Tutucoio Siena 1-1, Lucchese Racing Roma 2-1, Arezzo Pontedera 1-1, Cremonese Como 3-1. C'è qualcosa che ti ha stupito di questa giornata? Beh, la ripresa dell'Alessandria, direi, no? Sì, l'Alessandria e la Cremonese a questo punto si sono messe su un cammino e della verità, secondo me, porteranno un fondo fino al termine, perché nessuna delle due si può permettere una battuta d'arresto nei confronti dell'altra. Continua a vincere la Viterbese con la gestione Puccia, della verità, 3 vittorie su 3. E mi dispiace per il mio amico Nelson, tutto sommato non ci ha fatto nemmeno un risultataccio mandando a Vigia Vitoise, che è tornata dietro di noi, perché al di là dei punti poi ci sono anche il numero delle squadre. Ci vediamo la classifica per capire anche qual è la situazione appunto a questo momento. Poi dicevamo dei risultati, sì. Il Prato è uno scontro diretto con l'Olbia, l'Olbia della gestione di Ribocchi per una serie di circostanze, anche di sfortuna, forse ho visto è stata espulsa anche Piredda, è rimasto indietro in 10 e disastro. Non riesce sinceramente a venirne di fuori. Eccola qua la classifica con il duello Alessandria 69 Cremonese 66 che continua con Livorno e Arezzo a 60. Io credo che al di là della marcia delle due battistrada sia difficile che Livorno e Arezzo rientrino, no? Anche perché l'Arezzo spreca troppo opportunità, certo. Per esempio anche nell'ultimo turno questo pareggio in casa con il Pontedera è una grave battuta di errore.
fuori. C'è la Gianna partita troppo indietro, perché ora la Gianna veramente sta giocando, tra l'altro sta veramente spettacolo. Giocando molto bene. 59 punti Gianarmino, poi Piacenza 52, Viterbese 50, Renate 47, Como 46, Pro Piacenza 45, Lucchese 44, Robuzzena 39, Pistoiese 38, Pontedera sempre 38 punti, Carraresi tutto cuoio 33 punti, Olbia 32, Prato 32, Rupalorma 31 e Racing Roma 25 punti. Questa è la situazione, quindi vedete che la zona playout è distante, sempre 6 punti, questi 6 punti di distacco che separano Carrarese e Tutto Cuoio, e come dicevamo prima, Carrarese, Pontedera e Pistoiese sono le squadre cuscinetto oltre al Tutto Cuoio, no Stefano, da questo punto di vista, che oltre ai 6 punti ci sono anche queste 3 squadre che fanno da cuscinetto, sebbene poi appunto la Carrarese abbia gli stessi punti del Tutto Cuoio, ma insomma in realtà poi conta anche una squadra in più, è importante anche questo aspetto, no? No, io penso, cioè è stato un passo importantissimo, l'abbiamo detto tante volte, e giustamente ora mancano 5 giornate, sono tanti punti, voglio dire, perché c'è 15 punti in palio, quindi può succedere di tutto e di più. Però sinceramente bisognerebbe succedersi veramente un catalisma, cioè, per rivederci coinvolti in una lotta per i playout, perché a questo punto la Racing Roma penso si abbia perso ogni speranza, e quindi il discorso si è limitato a queste squadre che sono sotto di noi. Oltretutto con il Tutto Cuoio, se andiamo a guardare, abbiamo anche il favore degli scontri diretti, perché insomma abbiamo vinto un caso e pareggiato là, per questo è l'importanza anche del risultato di Pontedera, insomma. Intanto ci arriva un messaggio da parte di Paolo, che ci scrive: io da senese mi sento offeso dalle parole offensive della signora Durio, un livello talmente basso che veramente mi ha molto turbato. Speriamo in Pietro Mele, ci scrive Paolo, altrimenti io smetterò di venire a vedere il Siena, ci scrive addirittura appunto Paolo. La cosa interessante è che come dire, i nostri ascoltatori spesso hanno nomi diversi pur mandando messaggi allo stesso numero, è una cosa strana, non so cosa, come mai succede questa cosa. Comunque vabbè, andiamo a ascoltarci anche al di là di quello che ci ha scritto e che noi abbiamo letto giustamente il nostro ascoltatore. Ci ascoltiamo anche le valutazioni finali di Cristiano Scazzola alla fine appunto di questa partita, la prima parte della conferenza stampa. Cristiano Scazzola, lo ascoltiamo insieme. No, però direi anche meritato, perché oggi penso che abbiamo preso, tra Cremonese oggi, un tiro e mezzo in porta, abbiamo preso gol sul netto fuorigioco, non c'è stato un rigore clamoroso a 3 minuti dalla fine, abbiamo giocato nella metà campo loro, abbiamo sbagliato 2 gol sullo 0-0 abbastanza clamorosi, quindi penso che il pareggio, a prescindere da come è venuto all'ultimo secondo, sia più che meritato. Sì, cioè prima della partita sì. Poi per come si è messa la partita eravamo di qua di nuovo tra Cremonese, ripete oggi, chiaramente con 2 valori diversi, ma questo senza nulla togliere al Tutto Cuoio che ha fatto la sua partita, però penso che sarebbe stato veramente troppo raccogliere 0 punti tra 2 partite che veramente abbiamo preso mezzo tiro in porta. Sì, perché comunque certo, fa tanto morale, i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine. Il secondo tempo non abbiamo avuto occasioni nettissime, perché loro chiaramente erano tutti dietro la linea a palla, era forse più semplice prendere qualche contropiede, siamo stati bravi a non prenderlo, come nel resto con la Cremonese. Peccato per, voglio dire, le due azioni abbastanza clamorose, che eravamo partiti bene, perché si va in vantaggio, chiaramente la partita sicuramente magari poteva avere anche un risultato diverso, però anche in emergenza, perché comunque avevano diversi giocatori fuori, qualche giocatore che non era al meglio e che poi è dovuto uscire, Sarri ci ha stretti i denti fino alla fine, quindi insomma penso che possiamo essere più che contenti, e direi che non tanto per oggi ma per l'ultimo periodo, finalmente nell'aver raggiunto insomma il pareggio alla fine, abbiamo un po' raccolto quello che ci siamo meritati oggi, ma quello che ci manca anche rispetto alla partita di sabato. Sì, è entrato bene, come è entrato bene Steffè. Sono entrati vivi, anche Lamin, devo dire che si è mosso bene, ha lottato, si è creato 1-2 situazioni, poi non era neanche semplice, perché quando trovi una squadra che poi giustamente nel essere in vantaggio si è chiusa negli ultimi 20 metri, quindi non era semplice trovare spazi, i ragazzi alla fine sono stati bravi, nonostante che siamo abbastanza contati, quindi di turnover non è che se ne può parlare tanto, quindi a fare la seconda partita in 3 giorni, con una squadra, soprattutto a non prendere occasioni di ripartenza, perché il rischio comunque quando trovi una squadra che è dietro, un po' come abbiamo vissuto comunque noi con l'Alessandria, nell'essere andati in vantaggio,
poi si è riusciti comunque a fargli male col secondo gol e a ripartire. Oggi c'era quel rischio lì, non l'abbiamo preso, e devo dire che più che fortunatamente, meritatamente, l'abbiamo pareggiata. Questo, ripeto, senza nulla togliere agli avversari, ma io parlo per quello che ho visto della mia squadra e rispetto anche a quello che abbiamo fatto sabato con la Cremonese. No. Piazza Robur, linea diretta sul Siena con Alessandro Lorenzini. Questa è la prima parte della conferenza stampa di Cristiano Scazzola, che insomma ha detto un tiro e mezzo subito con Cremonese e tutto coio, e manca poco, perdiamo due partite. Stefano, sei d'accordo con questa analisi? Devo dire la verità, sì, cioè onestamente con i numeri sì, diciamo. Con la, sì, ma con la Cremonese in effetti abbiamo subito poco, abbiamo subito, perché abbiamo qualcosina di più, abbiamo concesso il tutto voglio, ma per delle leggerità personali che non hanno niente a vedere le cose, perché abbiamo fatto veramente due errori piuttosto clamorosi. È chiaro, quando te sei costretto a portarti in avanti, soprattutto, e non hai poi, voglio dire, anche degli interpreti difensivi al meglio, diciamo così, è chiaro che poi corri il rischio di prendere, e prendere il secondo gol sarebbe stato veramente nefasto, come certo. D'altra parte con la Cremonese prendere il secondo gol prima di andare negli spogliatoi sarebbe stato fondamentale, andare negli spogliatoi sul minimo svantaggio, lì non siamo stati bravi, a parte la forza della Cremonese che non è nemmeno paragonabile a quella del tutto voglio. Però sinceramente in maniera scomposta, in maniera confusa, in maniera, dire la verità, i giocatori quello che avevano in campo ce l'hanno messo tutto, anche certo. Chi diceva non era al meglio Messari c'era, era in dubbio, poi sinceramente come diceva anche Scazzola, sia Iavolla, Lamin, come si vuole chiamare, chiamare, secondo anche me lo chiama Lamin perché non sa come chiamare, era l'impressione che avevo avuto anche io sinceramente, però ecco. E torna a ripetere, e poi magari la approfondiremo, te magari con i mezzi tecnici della terminale sportiva, non so se ce l'hai, la verità, con una direzione di gara che avrebbe innervosito qualsiasi protagonista, ed è davvero è stato forse anche perché temo che guardando soltanto gli highlights non ci si renda conto di quanto ha pesato una direzione di gara assolutamente insufficiente e proprio negativa dal punto di vista regolamentare. Certo. Ci sono stati degli errori. Da scagno di Ancona. Sì, io ecco, da verità, mi faceva, per certi versi mi faceva ridere, perché magari sentiremo poi anche le dichiarazioni dei dirigenti del tutto voi, che al di là che ribadivano gli errori, però dicevano un arbitro destinato, detto bravo, destinato a far carriera. Secondo me da questo, cioè non è destinato, no, assolutamente no. Allora c'è espulsione dall'AIA. Ci ha chiamato in diretta al 0577 596500 un nostro ascoltatore. C'è Mario in diretta con noi. Mario, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io sono raffreddato e sono rauco, mi scuso. Mali di stagione, non ci sono problemi. Prego. Prego. Allora, io vorrei dire questo. Allora, in questo momento, ecco, vorrei trascurare le problematiche del campo, pensando sì. Alla difficile situazione che si è creata, no? Tra certa tifoseria e la critica, eccetera. Sì. Ecco, io da appassionato di calcio e tifoso abbonato, sto dalla parte della presidentessa. Perfetto. Fin dall'inizio ho avuto pensieri di riconoscenza e gratitudine, non così per Ponte. Allora, sabato, anche in tribuna coperta, si sentivano soprattutto dalla curva Robur rumori e cori offensivi, ma essendo sì. Uscito un po' prima, anche per non ritardare troppo la scena, sono anziano, salendo la scala dell'uscita, da dietro la tribuna stessa si sentivano ben distinte le voci singole, una catena indicibile di insulti per tutti. Ma non era un campionato di transizione? Perfetto. Il Siena non ha sempre giocato a San Siro, al Bentegodi, dove ha anche vinto, sì, ma ha giocato anche a Senigallia, a Castelfidardo, a Iesi, a Fabriano. Certo. Ricordo a Grifo Hannara, tra tutte quelle marchigiane, anche tutte che avevano tutte quasi tutte la maglia rossa, come la Vispesa, la Maceratese, sì. L'Anconitana, che erano quasi sempre in alto in classifica e non ci si vinceva mai. Allora, quando il Siena era in quelle trasferte, noi che da poco avevamo abbandonato la bicicletta con la Vespa e la Lambretta e l'isomoto, si gironzolava per borghi e paesi
tra amici e ragazzi, ma la sera si improvvisava sempre un carosello verso Siena per vedere che cosa aveva fatto la nostra beneamata. Sì, prego Mario, andiamo a stringere. Ha una poesia un po' a Marcord, no? Che sì. C'ha qualche passaggio che ricorda quei tempi. Posso dedicarla a questi pretenziosi tifosi cordialmente? Cordialmente, posso? Diciamo. Prego, basta stringere un po', prego. Pronto? Sì, prego, prego. Allora, la sera, passando per città, si saliva su da via dei Gazzani, lo sguardo si buttava veloce là, cercando i nostri colori, quel di lontani. Al bar La Lizza, su nel muro issato, se c'era il bandierone bianconero, il Siena aveva vinto pareggiato, e ognuno tornava a casa ancor più fiero. Grazie. Perfetto. Perfetto, grazie al nostro ascoltatore Mario che... Buonasera. Grazie, ci ha fatto anche, ci ha dedicato insomma questa poesia, questo Marcord, non so se era anche dei suoi tempi, quella del bandiero, me lo ricordo anch'io, figuriamoci, insomma, al Bar La Lizza. Allora, prima di un'altra telefonata, Stefano, ovviamente la diatriba dopo lo sfogo dell'Adurio, le risposte su Facebook e non solo, dei social di minoranza catalizzano l'attenzione, no Stefano? Sì, purtroppo della verità inconsapevolmente o della verità trascinata anche dagli eventi, perché io penso sia stata toccata profondamente, perché ora si fa presto a dire noi vicepresidenti possono essere contestati quando c'è stato delle offese, perché io ritengo ci siano state delle offese personali piuttosto pesanti, si è lasciata andare e più che una dichiarazione della Presidente era lo sfogo di una donna, insomma, ecco, voglio dire. Allora, velocemente, c'è un messaggio da parte di Girolamo che ci scrive: la Duri ha fatto benissimo a sfogarsi, brava, Socini e Mele basta, questo ovviamente è il pensiero che ognuno può esprimere su Piazza Robur. Abbiamo prima letto un messaggio di uno che invece è a favore, diciamo, di dei soci di minoranza. Franco ci ha chiamato allo 0577 596 500. Buonasera, prego. Buonasera Alessandro, buonasera Stefano. Prego. Della partita di ieri sera non voglio parlare, anche perché ognuno la vede come gli pare. Per esempio il patrono della Tutto Cuoio ha visto l'arbitro dalla nostra parte, anche se gli ha convalidato un gol. Poi lo ascoltiamo, prego Franco. Giocatori fuori gioco. Comunque io sono uno di quei tifosi, come ha detto il signor Mario, che io apprezzo. Lascio la libertà a tutti, io per esempio sono uno di quelli, non condivido tanto quello che ha detto. In parte, diciamo, via. Io condividi a metà. Una cosa secondo me importante. Certo. La verità che io vi voglio dire è questa. Il numero di arte varia della signora Durio io non mi è piaciuto per niente, guardate, vi dico proprio la verità, io non mi aspettavo una parte così, non solo perché è una signora, ma anche perché è presidente di una squadra professionistica. Ha ragione per le offese, sicuramente, ma anche il suo discorso potrebbe essere offensivo nei confronti di quei tifosi che non possono neppure dire che lo staff e alcuni giocatori non sono adeguati. Secondo me ha sbagliato anche a dire che senza lei il Siena forse falliva di nuovo. Non si rinfaccia così, anche perché ci potevano essere altre persone interessate, come dice l'avvocato Mele. Ingegnere. Parere vostro senza lacci e laccioli, proprio quello che pensate. Perfetto. Io la penso in questa maniera, non si Perfetto. Può dire perché si andava a giocare con Cortona Camucia, che ci sono stato anche io, però si è fatto 10 anni di Serie A, insomma, uno che viene qui a Siena non ci può trattare così a pesci in faccia. Io con tutto il rispetto per la signora Durio, che apprezzo Perfetto, ancora, noi rispettiamo. Questo discorso se lo poteva risparmiare, non è da una signora importante, brava e seria come lei, no? Perfetto, capisco Franco. La rabbia, capisco tutto, però se lo poteva risparmiare era meglio. Grazie della Grazie. Chiamata in diretta, volevo far concludere anche il ragionamento a Stefano Montomo. No, dicevo, secondo me lo sfogo di una donna che si è sentita chiamata in causa.
Poi devo dire la verità, le parole forse sono state pesi, le parole, poi ci fa anche male sentirci dire delle verità che non sono quanto mai accettate, perché sì, io sento sempre dire c'erano altre alternative, ma l'alternativa è stata lei, i soldi ce l'ha messi lei, non è che ce l'ha messi qualcun altro, se c'era qualcun altro aveva tempo e modo per venire fuori e contrastare, io sinceramente non ho visto altri che si sono presentati con soldi in mano, insomma. Allora, abbiamo un altro ascoltatore, Mario, che ci ha chiamato allo 0577-596500. Prego, Mario, buonasera. Sì, ciao. Mario era quello prima che sono generale. Io Stefanino. Però sei sempre Mario. Sì, Mario, però Mario è il bagnino. Io sono generale, ascoltami. E io, prego. Stefanino, ti voglio tanto bene, però bisogna che ti contraddia. Lei ha messo questi padrini, però poi ha messo padrini e il resto non ha fatto niente. Cerchiamo anche di apissi qui, perché lei ha fatto uno sfogo che nessun presidente, te è una vita e barbe del Siena. Io ne ho contestati tanti e tantissimi e un discorso del genere non l'ho mai sentito fare a nessuno, ma a nessuno, a partire da Paganini a Benigni. Questa si permette di dire Siena, Senesoni, Senesincoli, di qui, di sopra e di sotto. Te ha messo 2 milioni di euro, bene, si ringrazia, però poi bisogna anche vedere i fatti quali sono. I fatti sono questi: ad oggi il Siena perde 2 partite su 2, 1 su 2, 3 su 2, cioè l'anno scorso è stato contestato Ponte, Aggiusta, non mi interessa, quest'anno lei è stata contestata, ora siamo in una situazione deleteria, perché la realtà è questa. Il suo figliolo si è permesso di fare cose allucinanti in tribuna coperta e io credo sia anche arrivato l'ora di farla finita, perché io dico Siena non è che, come ha detto lei, l'Adurio, ma l'Adurio è venuta qui, sei ospite, hai messo soldi, poi cosa hai fatto? Perché nella vita Mario, scusa, ha messo soldi, ma non è che abbia fatto poco, facciamo finire il ragionamento, poi aspetta Stefano, non è che ha fatto poco, ma siccome ha detto non c'era nessuno, sbagliato, perché lei l'ha scelta la tifoseria e la politica, e siccome io mi sono un po' stancato di questa situazione e te lo dico proprio chiaramente, la politica deve fare il politico, non deve fare lo sportivo. Qui siamo andati da mezza Roma in giù a fare delle cose alla politica e allo sport vergognose, e a me non me lo insegna nessuno in questa città quello che è lo sport, perché quando io ero in curva nessuno si è mai permesso di dire quello che ha detto questa signora. Prende le sue trofie e il suo bagaglio e se ne va, anche perché fino ad oggi ha portato dei risultati scadenti, quindi una critica, e fino ad oggi la curva, io non sono d'accordo con quello che ha fatto fino ad oggi la curva, ma la rispetto, perché ci mettano la faccia delle persone, ma lei non si può permettere di rivolgersi a una città, a una tifoseria così. Chi è? Lei ha sbagliato. I collaboratori quando sbagliano si prende e si mandano via. Se lei le vuole tenere, prende la sua valigetta e se ne va senza nessun problema, perché Siena non è che esiste perché è venuta lei, come ha detto, e Siena non è che moriva se lei non veniva, siccome queste cose non le dice nessuno, ma io da senese, da tifoso del Siena, ne ho le tasche gonfie, per non dire altre parole. Ecco, non le diciamo, questa siamo in fascia presente. E il suo figliolo devono aver rispetto della persona in tribuna aperta, ha 60 anni e gli fa la sua esternazione. Perfetto, il suo figliolo viene che sono negli spogliatoi. Ma domenica ci voglio in tribuna aperta, voglio vedere se mi si foca, perché con chiocco lo butto di sotto. No, ora questo, e questo non va bene. Non lo diciamo questo in diretta. Finita. Aspetta, no, bisogna finisca. Prego, finiamo. Bisogna finisca. Qui bisogna farla finita. Bisogna ritornare a quello che è Siena, se si vuole il bene del Siena. Perché la signora Durio, chi era? Chi la conosceva di voi? Come mezza Roma e come via discorrendo. Oggi ha preso il Siena e tutti lì, ma piccinina di che? Chi gliel'ha detto di metterci questi soldi? Ce l'aveva, ce l'ha voluti mettere, bene, grazie, ma da lì in poi dove sono gli impianti sportivi? Che giocatore ha comprato? Qui c'è stato dei presidenti che non gli è stato dato niente, oggi la tifoseria a questa le ha steso un tappeto rosso. Va bene. E io invece glielo stendevo.
Perfetto Mario, abbiamo capito il... No, qui bisogna ritornare un attimino a voler bene a Siena, al Siena, perché la Durio è venuta qui, ha messo 2 milioni, bene, si vede ce l'avevi, io non ce l'ho, non ce le metto, ma esatto. Quello che hanno fatto determinate persone, intanto dice e lei non ha offeso, a me mi importa un accidente, delle offese, delle cose, ma lei Socini, Socetti, Socioni, ma come ti permetti? I Senesoni, ma lei chi è per sapere la storia di Siena? Lei deve fare esclusivamente il presidente, sta sbagliando. La curva gli dice che Vaira e Dolci devono andare via, non le vuole mandare via, bene, se le tiene, ma che ha fare critiche. Certo. E io, siccome ci sono stato per anni e con presidenti e di calcio me lo insegna lei, e né nessuno di quelli gli sta intorno, ha sbagliato. Bene. Ha sbagliato. Bene, e, Mario, Siena, abbiamo... e Siena, non è che se non arrivava lei moriva. Perfetto, perché Mario. Era già morta da quando è morto il Monte dei Paschi. E questo, questo apre un altro scenario. Mario, quindi abbiamo... è l'ora di farla finita. Bene. La signora Durio, se non ci sta bene, e ritorna via. Arrivederci e grazie. Bene, Mario, abbiamo capito. Grazie della chiamata, anzi, generale. Grazie, grazie. Grazie a voi. Buona serata, buon pomeriggio. Ovviamente questo è il pensiero, come è giusto che sia, su Piazza Robur di Mario. Per esempio vi leggo il pensiero di un ascoltatore che al 3915200060 tramite WhatsApp ci scrive: se il Siena finisce nelle mani di Pietro Mele, dopo 54 anni di abbonamento non andrò per lo stadio. È il bello della nostra trasmissione, quello di avere messaggi e telefonate anche come dire, che vanno dal bianco al nero, per l'appunto, a seconda delle opinioni. È il bello della nostra trasmissione. Io invito ovviamente tutti a avere rispetto quando si chiama in diretta, quando si mandano messaggi, e ovviamente queste sono i pensieri e le idee dei nostri tifosi. Noi li registriamo, li trasmettiamo, e possiamo anche avere un'idea diversa. Ovviamente facciamo un altro mestiere, questo è il nostro mestiere, e Piazza Robur è questa, cioè far capire quali sono i pensieri dei tifosi. Poi torniamo a parlare di questo, però adesso dobbiamo fare una piccola pausa su Piazza Robur, la facciamo e poi torniamo, state con noi. Tornati in diretta, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, Piazza Robur, 3395 20 060 per i vostri messaggi, anche tramite WhatsApp 0577 596500 per la diretta, il nostro profilo Facebook Radio Siena TV. Come gli ascoltatori che ci hanno chiamato, vi invito a esprimere il vostro pensiero. Piazza Robur è una trasmissione che facciamo insieme ai nostri ascoltatori, facendo anche capire qual è il pensiero della piazza, appunto, sulle questioni come quella, appunto, relativa io, alla... Se permette, volevo fare soltanto poi andiamo a tornare una minima certo, osservazione. Certo. Io purtroppo per me è più di 40 anni che seguo il Siena, di presidenti ne ho visti alternare tutti. Tutti hanno promesso qualcosa per il settore giovanile e per gli impianti. Non l'ha fatti mai nessuno, perché sinceramente per il momento... non capisco perché tutte le volte si vuole di male di una presidenza, si ritorna a un ballo negli impianti. Sportivo. Sinceramente il centro sportivo, anche se l'avesse avuto intenzione, però sinceramente non l'avrebbe potuto fare in 5-6 mesi. Certo. Non con questo voglio dire per prendere le parti della centralità, ma onestamente gli impianti sportivi, siccome non ci sono, e il Siena calcio viene avanti da tanto tempo, è il segno che nessuno li ha fatti, insomma. Ecco. Questo mi sembra una cosa obiettiva, ovviamente. Questo non vuol dire che non si debbano fare, non si debbano fare, che questa dirigenza debba andare avanti sul progetto, perché questo sicuramente è da chiedere ed è importante per la sopravvivenza della società stessa. Allora ci andiamo ad ascoltare, proviamo a tornare al calcio giocato, perché ci andiamo ad ascoltare la seconda parte delle valutazioni che ha fatto Cristiano Scazzola al termine del pareggio contro il Tutto Coio. Cristiano Scazzola. No, Terigi veramente anche lui arriva da un periodo di stop lungo, ha giocato sabato e quindi era stanco e quindi non era più al 100%, e ci siamo fatti una sostituzione, abbiamo messo un altro centrale, però non dovrebbe essere niente di grave. È chiaro che anche lui era un pochettino a rischio già da ieri, perché purtroppo è dall'inizio dell'anno che ha queste problematiche qua, ma penso che pian piano le sta gestendo.
Siamo partiti 4-3-1-2 perché pensavamo di poterli mettere in difficoltà con Bonino e Marotta alle spalle della linea. Devo dire che l'abbiamo fatta anche bene, che dopo 4 minuti siamo arrivati con Bonino davanti al portiere da soli e penso che lì dobbiamo andare sull'1-0, perché purtroppo non possiamo permetterci, soprattutto in questo momento, che è un periodo che non è che ci gira tra infortuni e cose varie molto, quindi è chiaro che se vai in vantaggio, poi nell'aver preso un gol, tra l'altro penso in netto fuorigioco e non penso di dire un'eresia, è chiaro che poi la partita può cambiare. Siamo stati bravi, ripeto, a non prendere ripartenze, a tenerli lì e poi a trovare il gol. Però Marotta è un giocatore generoso, che è anche il suo modo di giocare, comunque dare tutto, arrivare al limite del contrasto, quindi ci sta. Però penso che è chiaro che per noi Marotta è un giocatore importante in mezzo ai tanti giovani che abbiamo, che tra l'altro stanno anche crescendo, pagando purtroppo qualche ingenuità. Quello lo sappiamo da inizio anno, ne stanno facendo sempre meno, come Rondanini, che oggi ha fatto un'ottima partita, e quindi per la partita di sabato, che è altrettanto importante, ci sarà qualcun altro. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questo era il parere di Scazzola. Allora, abbiamo una telefonata in diretta, però prima volevo leggere alcuni messaggi. Quello di Davide: ci può insegnare la signora Presidente al suo dilettantistico staff, ci scrive Davide, che durante la partita si devono sedere nella tribuna a loro dedicati e non mischiati in mezzo agli altri. Vorrei sapere il parere di Stefano, che ne ha visti tanti. E poi Girolamo ci scrive: io sto con la Durio, esagitati, hanno motivi personali quando fanno retorica, scrive il nostro ascoltatore. Ovviamente io invito a tenere comunque i toni bassi, esprimere la propria idea come è legittimo fare, ma sempre nell'ambito della civiltà. Piazza Robur apre i microfoni, Radio Siena TV apre i propri microfoni, ma ovviamente ci vuole sempre grande rispetto per tutti gli attori sul palcoscenico. Abbiamo una telefonata in diretta, la signora Mafalda ci ha chiamato allo 0577 59 6500. Buonasera, prego. Buonasera. Prego. Io sto con la Durio, primo. Sì. Ma no, perché si è arrabbiata e ha avuto tutte le sue ragioni. È stata attaccata dall'inizio alla fine. Magari se invece di venire a prendere il Siena prendeva la Menzana, io sono tifosa anche della Menzana, così almeno i signori che vengono a lamentarsi tanto, il Siena, e lei doveva stare dove fare, e noi a quest'ora si navigava in mari molto più belli. Questo io gli voglio far capire. Certo. La devono smettere di criticare. Ringraziano il Dio che è venuta una mano santa e ha preso questo Siena. Perfetto, abbiamo capito il suo parere. La ringrazio. Grazie. Io, buonasera. Grazie, buonasera, grazie della chiamata. Io ringrazio ovviamente tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci mandano messaggi. Vedete che com'è bianca e nera la situazione, perché alcuni sono da una parte e alcuni dall'altra. L'anno di transizione, ci siamo salvati all'ultimo secondo di una partita, non pensavo di rischiare di retrocedere, ci scrive un altro ascoltatore. E poi ancora: spero che la Duri abbia la forza di farla fallire. Mi vergogno di essere tifoso del Siena, con questi tifosi vogliono tutto subito, ma hanno la memoria corta, ci scrive un nostro ascoltatore. Ed ancora un altro messaggio, vediamo se riesco a leggerlo. Buonasera, sono Aldo, ho sentito le dichiarazioni che sono state fatte, fino a che ci saranno persone come alcune di quelle che hanno chiamato, forse ci dimentichiamo. Se non ci fosse stata la Durio, saremmo in terza categoria, ci scrive il nostro ascoltatore. Vedete che giustamente ognuno ha il suo pensiero anche sulla questione societaria, sulla querel che abbiamo affrontato sempre con a 360 gradi sulla nostra emittente, ospitando, e invito nuovamente tutte le parti in causa a, fra virgolette, sfruttare la nostra emittente per chiarire il quadro, siamo pronti ovviamente a ospitare anche il confronto pubblico, che tra l'altro Anna Durio ha invocato alcune volte, o comunque anche il parere dei soci di minoranza, come sempre. Proviamo a tornare al calcio. Sì, comunque Sandro, ecco, voglio dire, secondo me è proprio sbagliato, gli dice io so con la Durio, io so contro la Durio. Questo, cioè, questo questa separazione, secondo me, è quello che fa male al Siena, perché siamo tutti tifosi del Siena, si dovrebbe essere tutti per il Siena, non per la Durio, per contro la Durio, no. È sbagliato. Io credo che questo poi sia il problema principale, lo hai centrato, cioè che questa situazione ha diviso la piazza, e questo è un problema comunque da qualsiasi parte si sia, ovviamente, perché questo ovviamente
è importante. Se non c'era la Durio c'era un altro, ci scrive un altro ascoltatore, e poi ancora grande Mafalda, in poche parole ha detto tutto. Questi sono i messaggi che ci arrivano al 3915 20 060. Ci ascoltiamo velocemente anche la prima parte di quello che ha detto Alessandro Marotta alla fine della partita con il tutto cuoio e poi torniamo in studio. Alessandro Marotta. Così vale. No, così sì, è il bello di giocare al calcio. Diciamo che vale tutto. È un gol che può valere una stagione, perché fondamentalmente potrebbe essere una mazzata grossa per loro, che erano la nostra diretta concorrente, che ce l'abbiamo a 6 punti, li lasciamo a 6 punti, e segnare così a un secondo alla fine potrebbe essere molto importante per noi, anzi credo che lo è proprio. Comunque ci teniamo una squadra, ci teniamo i play-out a 6 punti, mancano 5 giornate, e sicuramente ci dà morale per andare avanti. Sono nervoso perché io i play-out l'ho mai fatti e non li voglio fare. E sinceramente credo anche che non ce la meritiamo di fare i play-out. Forse alcune partite abbiamo dimostrato di meritarcelo di farli, però nell'andamento del campionato credo che ci siano squadre che hanno fatto peggio di noi. Diciamo che parecchi episodi ci sono venuti anche contro, perché io credo che il pareggio sia meritato, non meritavamo di vincere, però il pareggio sia giusto, perché abbiamo avuto una grande occasione dopo un minuto con Bonino, un'altra con Federico Gentile, e poi alla prima cazzata che facciamo ci fanno gol, come sta succedendo ultimamente. Quindi sono molto felice, sono contento di questo gol e di questo pareggio, che vale come una vittoria. Ero nervoso perché quando sei in campo tu vivi delle emozioni che voi non potete capire. Stai lì, vuoi cercare di fare qualcosa, pensi cosa posso fare, dove mi devo mettere, come posso fare a dargli una mano, penso a mille cose, e quindi magari commetto degli errori banali, però è soltanto perché non ho voglia di perdere, sto qua. Allora, secondo me, io non faccio l'arbitro, però, e non conosco per bene tutto il regolamento, diciamo così, però l'arbitro mi ha detto che era fuori gioco quando il giocatore l'ha lisciata, quando la palla passa c'è un giocatore che la liscia, e poi arriva quell'altro che segna. Ah, tocca. Non la tocca. Quello non la tocca, perché se la toccava, pensavo, colpiva Moschino, segnava. Però io so che quando uno sta davanti al portiere ed è in fuorigioco, comunque non è influente, cioè crea un danno al portiere facendo passare la palla, quindi io credo che sia fuorigioco. Infatti il guardalino lì gli diceva: guarda, secondo me se quello l'ha toccata è fuorigioco, però se per te non la tocca non lo è. E io credo che lui non sappia bene il regolamento, non sono io. Se io poi non l'ho visto, però credo che se uno è davanti al portiere ed è in fuorigioco crea un danno al portiere, e quindi è attivo, non è influente assolutamente. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questo è il parere di Alessandro Marotta, che ha parlato anche del gol del tutto cuoio. Magari ce lo rivediamo il gol che ha segnato il tutto cuoio. Comunque, se permette, è apprezzabile, sì, la lucidità di un giocatore che in campo aveva detto tutto. E credimi, io ero in tribù, cioè la postazione della nostra era in mezzo ai tifosi, ha subito le offese più infami per tutta la partita, gliel'hanno dette tutto e di più. Avrebbe avuto 2000 motivi per essere meno sereno e venire in sala stampa, invece ha analizzato veramente a tutto tondo, tranquillamente. Questo è una grande persona, essere un buon giocatore, sinceramente. La Lega Pro è una scaderia scadente, i giocatori rispettano il target, questa squadra si è messa in campo in altro modo, poteva rendere di più. La signora Durio ha sbagliato, perché quando si rappresenta una società che sia anche di terza categoria si usa un altro linguaggio. Il gol del Ponte, che sarebbe Ponte Aigola, cioè il tutto cuoio, che stiamo rivedendo, era in fuorigioco, non era regolare questo gol, Stefano? Secondo me era un fuorigioco in maniera clamorosa, erano un fuorigioco due, ma Falivena poi ha toccato sulla linea di porta, non è che è arrivato da dietro, era già sulla linea di porta quando il pallone è filtrato. Tant'è vero che onestamente il guardalinea era rimasto fermo, la bandierina, eccolo qua, non è che era andata a centrocampo.
Esatto, qui lo rivediamo. Beh, insomma, anche secondo me questo gol poteva, No, su questo episodio i dirigenti del tutto poi non ne hanno fatto cenno, insomma, da questo punto di vista. Queste discussioni non dovrebbero essere fatte, continua ovviamente la discussione all'interno della nostra trasmissione fra i tifosi. La salvezza ancora non c'è, dobbiamo continuare a appoggiare la squadra. Questi discorsi devono essere fatti a salvezza raggiunta. Questo è un altro parere. Ed ancora, se questa è la signora Durio, era meglio se andava alla Menzana, ci scrive Gian Giotto. E poi ancora, questa situazione è proprio quello che cercavano Mele e i soci di minoranza, ci scrive poi Giuseppe. Vedete che ci sono pareri ovviamente discordanti, noi stiamo leggendo tutti i messaggi sia, diciamo, di un tenore che di un altro, mentre ci rivediamo appunto il gol del Tuttocuoio con questo passaggio, no, dell'arbitro al guardalinee, che di fatto convalida il gol, no Stefano? Sì, sì, ma cioè è l'arbitro che convince il guardalinee e non viceversa, insomma, questo è poco ma sicuro. Ci ascoltiamo la seconda parte della intervista che ha rilasciato a fine partita Alessandro Marotta, che sarà squalificato, non ci sarà sabato alle 14.30 all'Artemio Franchi con il Renate, perché appunto ammonito era in diffida e quindi sarà squalificato. Alessandro Marotta. No, lui ha deciso. Sì, lui ha deciso. Soltanto che quando tu decidi di avere un metodo di giudizio così largo e poi crei dei nervosismi in campo e fai fatica a gestire bene la gara. Perché comunque quando tu la regola dice che quando un avversario parte in contropiede e viene trattenuto dalla maglia deve essere ammonito, punto e basta. L'abbiamo fatto anche noi della squadra e non ci ammoniti, però così non va bene, tu devi ammonire sia loro che noi e riesci a gestire magari meglio la gara. Però fondamentalmente a me non è anche dispiaciuto l'arbitro, io credo che comunque ci ha lasciati giocare, anche io mangio i gol, anche noi sbagliamo, quindi può sbagliare anche lui. Credo solo che non è stato molto chiaro sulla spiegazione del gol, perché io credo che l'attaccante ha creato un danno al nostro portiere essendo in fuorigioco, quindi doveva essere fischiato. Vabbè, là stiamo parlando proprio di... cioè non esiste, cioè, io lì sono stato ammonito e secondo me non c'era nemmeno, perché io non sono entrato cattivo, io volevo fare un contrasto, mi ha spostato la palla, io ho spizzicato il piede, si è sentito rumore, però ha deciso di ammonirmi, ci può stare. E invece sull'intervento di Lamin ci può stare l'espulsione, l'arbitro può anche decidere di buttare fuori, perché ovviamente ha fatto un intervento sì sulla palla, però pericoloso, è entrato a gambe unite, ma lì non c'entriamo niente noi, quella è una decisione, dell'arbitro. Ma non mi va di parlare dell'arbitro, non me ne frega niente a me dell'arbitro, cioè, sono contento veramente di sono contento anche della prestazione, perché non credo che meritavamo di perdere. Loro comunque si sono limitati a difendersi, anche se hanno avuto qualche piccola occasione, ma fondamentalmente soltanto sui nostri errori. Noi facciamo fatica a stare concentrati tutta la partita, e questo è il problema. Noi durante la gara commettiamo degli errori banali e poi ci mettiamo nei casini da soli. In questo momento, dove tutti gli episodi ci vengono contro, dobbiamo avere intelligenza di stare un pochino molto più concentrati, e anche sulle palle che possono sembrare così inutili. Se fa tre partite siamo a 6 punti, siamo salvi. Finché non c'è la matematica, non si può. Cioè, non si può dire di essere salvi, anche perché dire una cosa del genere non lo posso fare, perché siamo una squadra molto giovane, io comunque sono il capitano della squadra e quindi devo dare l'esempio, sarebbe una vera stupidaggine dire che siamo salvi. Non lo siamo, anche perché abbiamo fatto un punto in 3 partite. Quindi è ora di tornare alla vittoria. Adesso sabato mi dispiace di non esserci, abbiamo una partita molto importante con una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri, però noi dobbiamo avere più fame di loro, perché loro comunque giocheranno una competizione molto più bella della nostra nel caso noi la dovessimo fare, e noi non dobbiamo farla. Molto più avanti, io credo che noi ci esprimiamo meglio con le squadre che ci lasciano giocare, nel senso che quando giochi contro l'Alessandria, Cremonese, Livorno, Arezzo, loro comunque provano a imporre la partita dall'inizio, perché avendo obiettivi diversi ovviamente cercano di far gioco e di far gol e di vincere la gara, e così ci lasciano più spazi, e noi con più spazi riusciamo a giocare più tranquilli e ad essere anche più pericolosi. La verità è che noi facciamo fatica con le squadre che si chiudono dietro, con le squadre di categoria.
perché la Serie C è anche questa, quella partita di oggi, quella partita di oggi, fondamentalmente il tutto cuoio non ha fatto un passaggio, però non posso dire che il tutto cuoio non meritasse il punto, anzi, perché comunque le occasioni l'ha avute anche non facendo un, passaggio. La fatica che facciamo è questa. Non so se se c'è una soluzione, perché sennò l'avremmo già trovata, però sicuramente dobbiamo metterci subito alle spalle questa stagione, cercando di centrare prima possibile la salvezza, e poi possiamo partire con un piglio diverso l'anno prossimo. Grazie. Alessandro Marotta, che sì, ovviamente parla della non salvezza ancora raggiunta dal Siena, no Stefano? Quindi questo è, senti, matematicamente è vero, però se mi consente una battuta, l'accoppiata Dulcivaera aveva sbagliato tutto, le acquisti a gennaio, a luglio, ma non quello di Marotta sinceramente l'hanno dominato, perché una persona anche a sentirla parlare si capisce che è dentro, che è un professionista dentro, e che è consapevole, lui, certo, è consapevole della situazione che sta vivendo il Siena. A proposito di sfoghi, ci ascoltiamo anche quello del presidente del Tutto Cuoio, Andrea Dolfi, visto che siamo appunto in tema di sfoghi, ascoltiamoci anche quello che ha detto alla fine della partita il presidente del Tutto Cuoio, perché insomma non è che ci è andato tanto per il leggero anche il numero uno del Tutto Cuoio. Lo ascoltiamo insieme. Ho visto, ragazzi, veramente una bella squadra la nostra. La loro ho visto una squadra attaccata proprio forte. Scusi, se poi andare fuori mi fa un favore, grazie. Perché sono stata zitto, l'ho ascoltata, mi fa una cortesia e allora non sento io. Per cui grazie. E per cui è stata una partita dove si è visto una partita di pugilato, una partita dove in campo l'arbitro l'ha risparmiati, perché è vero che mancava 7 secondi alla fine, ma è vero anche che sia Marotta e sia quel ragazzo di colori hanno fatto quello che volevano, hanno tirato le gambe, hanno spaccato, l'arbitro sì, cartellino, ha lasciato correre, cose incredibili. È vero che mancava 7 secondi alla fine, non era finita e purtroppo si è preso il gol, ma è vero anche che loro in campo hanno fatto quello che volevano, l'arbitro l'ha lasciati fare, l'ha lasciati giostrare dentro il campo come volevano. Più che una partita, ragazzi, hanno giocato di cuore, ci hanno messo le gambe, ci hanno messo le caviglie, ci hanno messo tutto quello che avevano, ma il Siena ha giocato alla libera, si vedeva che l'arbitro lì, e purtroppo l'arbitro lì era uno di loro un'altra volta, e un'altra volta, e purtroppo basta vedere i filmati e parlano, e loro sono entrati, hanno spaccato, hanno rotto, hanno fatto quello che volevano in campo senza problemi, hanno preso il punto e sono andati a casa, bravi, sono stati molto bravi. Quest'altra volta che gli diamo? Le rivoltelle per giocare o coltelli? Io non capisco che calcio è questo. L'arbitro dovrebbe essere non di parte, ma dovrebbe in campo ammonire o appena dire oh, facciamola finita, perché questi ragazzini nostri sono giovani, sono delle squadre importanti, stanno in campo perché sono ragazzi 18, 19, 20 anni e non è giusto che devono subire queste barberie in campo verso l'arbitro e non fare niente. Questa è una cosa mostruosa, penserò che fare, perché penso che non ce la fa controcorrente, perché gli arbitri qui fanno come gli pare, tanto tu parli con la Lega e ti dicono abbiamo questi e prendete questi, ma non è vero a niente, perché se l'arbitro ha un fischietto in bocca, se vuole può fare tante cose. Grazie, buonasera. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questo è il parere del presidente, non so se hai visto un arbitro di parte, Stefano. No, io capisco, cioè capisco l'amarezza di una sconfitta, di un pareggio arrivato al 95esimo, capite, io giustifico le dichiarazioni di tutti, io anzi voglio dire, quando si rivolgeva a Scazzola che stava facendo l'intervista, mi pare pelare. Allora insomma, Stefano, ovviamente le telefonate, c'è un altro messaggio, Dulcivaera è un acquisto azzeccato su 29 giocatori, non è male, ci scrive un nostro ascoltatore, ovviamente messaggi e telefonate ci hanno allungato un po', come normale che sia in questi casi, la scaletta. Dobbiamo parlare del prossimo turno, ci vediamo il prossimo turno, poi
poi ovviamente ne parlerà in maniera ancora più ampia Angelo Gorellini, anteprima Pianeta Robur, venerdì 18:45 con Renate, 14:30 all'Artemio Franchi di Siena. Stefano, partita comunque da vincere, perché ovviamente c'è bisogno di fare ancora punti. Eccolo qui il programma della prossima giornata: 34esima Cremonese Lupa Roma, Racing Roma Olbia, Robur Siena Renate alle 14:30, Como Tutto Cuoio Arezzo Gian Erminio alle 16:30, Pontedera Livorno, Carrarese Viterbese, Alessandria Prato alle 18:30, Piacenza Pro Piacenza, Pistoiese Lucchese, chiuderà il quadro alle 20:30 con Renate, partita da vincere. Stefano, senti Sandro, partita da vincere, ma essenzialmente partita da assolutamente da non perdere, perché voglio dire, rifarci rimangiare immediatamente il risultato di Pontedera sarebbe veramente criminale. Io non so che condizioni saranno, perché i tempi di recupero sono pochi, perché poi c'è da ricordare che il prossimo turno si giocherà di giovedì, certo. Quindi voglio dire, è un periodo assolutamente di intenso, e quindi anche a livello fisico bisognerà vedere. Certo è che Renate è una squadra compatta, serena, perché a questo punto sta giocando. Speriamo non abbia subito preso la visita di Colella e ce la mandi a Siena con un po' di rancore, certo. E con un po' di voglia di farci del male. Però devo dire la verità, io i tre punti sarebbero fondamentali, ma anche un puntarello io lo accetterei. Dobbiamo chiudere qui, è stata una trasmissione molto intensa, visti i messaggi, le telefonate. Ovviamente ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che hanno espresso la loro opinione su Piazza Robur. Io ringrazio Stefano Montomoli. Grazie a te Sandro, a chi ci ha seguito. Ringrazio la nostra regia, ovviamente appuntamento mercoledì prossimo con Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Una buona serata da parte di Alessandro Lorenzini. Grazie a tutti.